Hola a tutti ragazzi, nel vostro Luke e oggi dopo un bel po' di tempo siamo tornati qui su Clash Royale. So ragazzi che sul mio canale Clash non è mai tanto visto, ma oggi ho deciso di portarlo. Novità, sono senza webcam, però spero che non vi dispiaccia. Però non ho avuto tempo di mettermi a posto con la webcam, le luci e tutto quello che serviva. Comunque ragazzi, perché ho deciso di fare questo video? Per chi mi segue su Instagram lo sa, ho pubblicato una foto in cui dicevo: "Raga, mi è uscito il baule leggendario, sì!" E infatti ragazzi, oggi lo andremo ad aprire insieme. Però prima cosa andiamo ad aprire questo qui, argento. Vediamo cosa ci uscirà tipo mai. Un estrattore di elisir, le frecce. Per adesso può andare bene. Raga, io non so come si sentirà il mio audio, perché comunque ho provato a recare l'audio di Clash direttamente dal microfono, quindi non so come si possa mai sentire. Detto questo ragazzi, prima di aprire il baule leggendario che è bellissimo, vi mostro qual è il mio clan, perché qualcuno me lo chiede. E raga, ci sono ben 29 membri. Però una cosa importante raga, ho notato che molti sono, diciamo, FK tra virgolette. Perché se andiamo giù, per esempio XProGamer89 è uno che non gioca da una vita a Clash Royale, e ce l'ho nel clan perché ragazzi ce l'ho. Però ho intenzione di fare tipo una settimana di attività, che vuol dire che controllerò tutti quelli che almeno giocano una partita. Chi non gioca lo butterò fuori dal clan, raga, ma non è per cattiveria, perché occupiamo slot per nulla. Detto questo ragazzi, se volete entrare nel clan, questo qui è in cui utilizzo qualche leggendaria, tra quella scintilla e lo stregone che mi sono uscite. E non so mai se può essere tanto utile. Allora, prima cosa andiamo con la scintilla classica qui. E la madò, mi ha dato una laggata addirittura il telefono, però si è ripreso, ok. Allora, qua non mi piace questa cosa. Dai. No, bellissima mossa dell'avversario. Raga, ultimamente mentre sto giocando a Clash non riesco più a vincere una partita, no? Quindi credo questa qua sia una cosa abbastanza negativa. Però dai, proviamoci a vincerla. Allora, siamo con i Barbarotti. Allora, i Barbaricetti ragazzi io ve li consiglio assolutamente, perché sono davvero una carta formidabile, molto forte. Allora, andiamo con lo stregone di ghiaccio come supporto. E te pareva, e te pareva. Non poteva mettere carta più fastidiosa. Carta, oddio. Lo scheletrino dà fastidio un sacco, raga. Dà fastidio un bordello. Vai, sto domatore si deve buttare giù assolutamente. Perfetto, dai che sta andando. Ok, ok. Il bombarolo è molto difficile da buttare giù. Ragazzi, voglio aprire una parentesi. Io non sono pro, non mi ritengo... Ritengo, scusate, pro. Però, un po' me la capiccio, no? Per quelli là che diranno: "Luca, ma chi ti credi di essere, che fai per cazzo?" E raga, non ho detto mai di essere bravo. Oh, scintilla, no. La mia scintilla. Qui ragazzi, per esempio, non so come muovermi contro la torre infernale. Vi ripeto, a causa della mia inaproagine, se si può dire, non so bene come comportarmi in queste situazioni. Allora, andiamoci tranquillamente. Perfetto. Andiamo da qua. Dai, dai, non mi piace sta cosa. Mannaggia i barbari scelti. Ok, mi butteranno giù la torre brutalmente. Io provo a mettere una bella Tesla qui, però tanto ormai la torre va giù. E raga, l'ho detto, ultimamente non riesco più a vincere questo mazzo. Lo dovrei un po' cambiare dopo, anzi ve lo mostro anche in caso che vogliate darmi dei consigli. Allora, qui ci sta lo strunzo. C'è paura che tira una bella palla di fuoco. E lo sapevo, lo sapevo. Dai, dai. Aia, baby, non mi fare questo. Andiamo con la Tesla qui. Andiamo di sgherri, visto che non ci può contrastare. Almeno con la scintilla, ma non la usa. Fulmine, perdonatemi, fulmine. Allora, andiamo qua con la scintilla. No, barbari scelti di qua. Proprio trasgressivi. Vai, vai, vai. Vai. Ok, persa, raga. Raga, questa partita non mi è gustata per nada. Però ragazzi, ci risolleveremo, perché andremo a giocarci, ad aprire, scusate, il baule leggendario. Attenzione raga, attenzione, cimitero. Non è male, però preferivo un'altra carta sinceramente. Sinceramente, vediamo un po' ragazzi, questo è il mio mazzo che sto usando adesso. E devo potenziare i goblin, perché ho portato gli sgherri al 10 e ho consumato un bel po'. Quindi queste qua sono le leggendarie che ho. E adesso
si è aggiunta la cimitero. Ok, noi raga con la cimitero non saprei a posto di chi metterla. Magari mettete voi qualche consiglio. Mi aspettavo una leggendaria migliore, però raga, dai, cimitero. Ovviamente ragazzi non vi potevate aspettare la mia grande esultanza, perché comunque l'ho trovata nel baule leggendario. Era scontato che uscisse appunto una leggendaria. Detto questo, invito comunque ad entrare nel clan. Il video di oggi è finito qui. Avete visto la leggendaria, il cimitero, comunque ce la possiamo tenere bene. Comunque raga, mi raccomando, lasciate like se volete altri video di Clash. Commentate il video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi.